Nella mia relativa esperienza di attivista, cioè io non sono proprio un attivista, anche se mi è capitato spesso di dare delle testimonianze sui diritti civili e lo faccio volentieri e con onore, non mi è mai successo di utilizzare l'acronimo LGBTQ+, eccetera. Questo dipende dal fatto che io non lo uso volentieri, perché secondo me le lettere sminuiscono molto, anche se ne capisco il significato, ne capisco la ragione d'essere. Nel senso che bisognerebbe arrivare, l'ho detto anche in alcuni casi, a pensarci tutti quanti, tutti, senza eccezione, come persone, punto. Non come lesbiche, gay, trans, eccetera, eccetera. Persone. Persone con una, con caratteristiche interiori che a volte si distaccano statisticamente da ciò che è percepito come normalità. Ma non per questo sono meno degne di attenzione, sono meno degne di considerazione e sono meno degne di diritti. Ultimamente, grazie a Michela Murgia, si è fatto un uso un po' più vasto del termine queer, che già è una parola, non è una sequenza di lettere, una parola che assembla un po' tutti gli orientamenti sessuali, le tendenze non binarie. È un passo in avanti sicuramente, verso una comprensione più a tutto tondo del tema. Però, se si vuole capire veramente cosa significa essere queer, cosa significa essere non binari in una società che ancora, purtroppo, tende a non riconoscere, a delegittimare chi binario non è. Ecco, io sono dell'idea che questo sia il libro giusto. Non è un romanzo, non è un saggio, è come una mostra d'arte. Lo ha scritto, ideato Elisabetta Roncati e si intitola, come avete visto, Arte Queer, Corpi, Segni e Storie, edito da Rizzoli. In questo libro, dopo un'introduzione necessaria perché spiega un po' tutti i termini, fa un'introduzione teorica e spiega il significato di tante sigle e tanti nomi, che è bene chiarirsi prima. Dopo questa introduzione comincia a presentare una serie di artisti attraverso le loro opere. E guardate, il linguaggio dell'arte, parlo da scrittore, io credo sia superiore a quello della lingua scritta, a quello della narrativa, anche a quello della saggistica, che di sua natura è arido perché deve semplicemente spiegare scientificamente delle cose. La narrativa arida non è, però ci mette 300 pagine di romanzo per dire quello che, facendo un altro paragone, una canzone deve dire in 4 minuti e un'opera d'arte, un quadro, deve dire con un'occhiata. In queste pagine si susseguono dipinti, fotografie, che con una immagine dicono tutto, dicono la sofferenza, l'emarginazione, la voglia di riscatto, la voglia di legittimazione di queste persone alle quali in un qualche modo apparteniamo anche noi cross. Sfogliatelo e poi ditemi se non avete capito.